Dobbiamo realizzare la corona circolare in un pezzo di botticino spessore 10 cm, che poi è una copertina di un pozzo. Allora, si può eseguire direttamente dal parametrico, si va su lavori, utilità, figure parametriche, andiamo su curva e si inseriscono i dati relativi ai raggi, dove il raggio interno è 510 mm e la larghezza della corona è 290 mm. Per finire andremo a fare il gocciolatoio, che dovrà essere attivato su entrambi, sui lati sia interno che esterno, dove i parametri viene fissato a una distanza di 25 mm, una larghezza di 5 mm e una profondità di 6,5. Confermiamo tutto, confermiamo, inviamo i dati del